Se non sapete, ad esempio, come dare i soldi al vostro tesoriere del fantacalcio, vi do un consiglio io. Quest'anno, per me e i miei amici, questo è stato il problema. Come facciamo? Quando me li date, me li date prima, me li date dopo? A un certo punto io mi sveglio e dico, fermi tutti ragazzi, e tiro fuori Satispay. Ecco, in questo modo mi è risultato molto semplice raccogliere tutti i soldi, perché con un click grazie a Satispay potete farlo. E tra l'altro una cosa che c'entra poco con il calcio, visto che tra un po' comincerete ad organizzare Capodanno, dovete dare la quota a tutti quanti. Io vi consiglio Satispay, e tra l'altro è anche lo sponsor ufficiale del nostro fantacalcio. Proprio per questo, se andate nel link in descrizione e ci cliccate, Satispay vi regala 5 euro inserendo quindi il codice promo fantacalcio, che è il codice mio. Che vi costa? Fatelo, no? Magari risparmiate la parte vostra per il fantacalcio o una piccola parte. Giomborno ragazzi, giomborno, e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti. Prima di iniziare è doverosa una premessa. Il primo fantacalcio degli youtuber è stato sviluppato nella stagione 2015-2016, quindi circa 8 anni fa, quasi 10. Pazzesco che sia quasi un decennio, effettivamente, che questo prodotto è stato sviluppato e lanciato. Grazie, perché dopo 10 anni, dopo 8 anni, cioè all'ottavo anno, comunque ancora vi piace come la prima volta. Anzi, 7 anni se dobbiamo essere precisi, 7 anni. Proprio per questo oggi ho deciso di presentarvi quella che fu la mia prima squadra in assoluto al fantacalcio degli youtubers. E quindi dobbiamo tornare alla stagione 2015-2016, la stagione nella quale Gonzalo Higuaín fece 36 gol. Vi anticipo subito una cosa: per me fu un flop. Io arrivai terzultimo, feci 40 punti e ne feci 28 in meno di chi vinse quel fantacalcio. Ma prima di dare troppe indicazioni, vi dico che se sotto questo video lasciate 4.000 mi piace, al momento in cui siete raggiunti 4.000 mi piace, vi porto subito, immediatamente, un video nel quale vi racconto quel fantacalcio, come lo facevamo e anche le formazioni degli altri al fantacalcio, al nostro primo fantacalcio. E allora partiamo con i portieri, perché io scelsi di prendere in blocco i portieri della Juventus, e quindi Gianluigi Buffon, che quell'anno giocò 35 gare su 38, prendendo appena 17 reti. Quindi non mi posso lamentare, quell'anno mi andò veramente bene. Il secondo era Perin, che ogni volta che veniva schierato in campo per me era un dolore enorme. Fece 3 partite, in tutte e 3 le partite prese gol. Ne prese 3, uno ogni partita, ma mi portò a casa 0 clean sheet, quindi 0 imbattibilità del portiere. Il mio terzo fu Rubino, che era il terzo della Juventus, ma è anche inutile parlarne perché non gioco mai. In difesa la mia squadra fu un disastro, ma disastro nel vero senso della parola. Presi 2 top. Il primo fu Leandro Castan della Roma, che ci aveva abituato a giocare titolare vicino a Benatia e anche a portare a casa delle prestazioni di tutto rispetto. Il problema in realtà fu che a Castan venne diagnosticata una malattia. Dovette abbandonare il campo da gioco per tutto l'anno. Giocò appena 5 partite, prendendo un cartellino giallo, non facendo mai un gol e mai un assist, ma soprattutto non giocando per le restanti 33. Alex Telles. Dovete sapere che nel 2015 si pensava ad Alex Telles come se fosse un terzino fenomeno. Diciamo che si viveva Telles al fantacalcio un po' come adesso si vive Theo Hernandez, o un paio d'anni fa si viveva Hakimi. So che vi sembrerà blasfemia, ma al tempo era così. L'Inter che acquistava Alex Telles faceva un colpaccio. Quell'anno fece appena 20 partite, che sono realmente poche, solamente una in più della metà. Non segnò mai, fece un solo assist, ma soprattutto coronò la sua fantastica stagione da terzino, quindi non da centrale, con 5 gialli e un rosso. Che schifo. Presi un giocatore che giocava sempre, cioè Gonzalez del Palermo, e vi assicuro che non fui mai più deluso se non da Gonzalez quell'anno. Ad onor del vero, fece 35 partite, quindi le giocò quasi tutte. Fece anche 2 gol in realtà, 2 gol e 0 assist, non male per un centrale di difesa. Il problema è che in quell'annata prese 11 cartellini gialli e si fece addirittura 2 autogol, ma li mortacci. Poi tra i titolari scelsi Murillo dell'Inter, che giocava vicino a Miranda. Giocò 33 gare facendo 2 gol e un assist. La cosa vergognosa di Murillo è che in un anno riuscì a prendere 3 cartellini gialli, 3 cartellini rossi. Io mi domando come abbia fatto a prendere 3 cartellini rossi, questo porco tutto, e si fece pure un autogol. Ma allora ditelo. Inoltre presi Gabriel Silva del Carpi come ultima, ottava scelta. Mi fece 2 assist, 0 gol in 24 presenze e prese 4 cartellini gialli. Ma soprattutto tentai di fare una cosa che doveva lanciarmi nella stratosfera, e invece fu un devasto. Sto parlando della scelta che feci sui difensori centrali. Infatti, in modo, pensavo, arguto, dissi: ma sai che c'è, lo scorso anno la
la Juve, sì, la Juventus, il Chievo è stata la miglior difesa della Serie A dopo Roma e Juventus, anzi Juventus e Roma. Visto che i difensori del Chievo costano tutti poco, prendiamo i tre titolari. E allora presi Gobbi, che in 33 partite fece 0 gol, 1 assist e prese ben 7 cartellini gialli. Presi Nicolas Frey, che però giocò solamente 17 partite, fu rotto tutto l'anno e trovò anche il tempo di farsi un autogol. E per ultimo Gamberini, che praticamente giocò le gare che non giocò Frey, 22. E quindi non mi trovavo mai con nemmeno 2 titolari su 3 del Chievo. Giusto per dirvi, anche Gamberini si fece un autogol. Gli piaceva ai miei difensori farseli. Per quanto invece riguarda il centrocampo, ho fatto delle scelte anche discutibili. Infatti io, riguardando la lista, non so che mi aveva detto il cervello, forse non lo so, mi ero drogato, ma che ne so. Ho preso come top player Fernando della Samp. Ma perché Fernando della Samp? Poi io pensavo in quel momento che mi ha detto il cervello. Che poi in realtà ha giocato 35 partite e per essere un centrocampista difensivo ha pure fatto 4 gol e un assist. Il problema è che questo ha preso 14 cartellini gialli. Cioè praticamente lui ogni volta che tossiva prendeva un giallo. O lo odiavano gli arbitri o lui tossiva proprio aggressivo. Un'altra cosa che non capisco è De Rossi. Ora, io capisco che sono romanista, non mi ricordo il me di 7-8 anni fa, ma per me ragazzi De Rossi è l'antifantacalcio. Cioè un mediano che segna una volta ogni 100 anni. E infatti quell'anno ha fatto 23 partite, tra l'altro per un infortunio ha giocato anche molto poco, nelle quali ha fatto un gol e 2 assist, prendendo tra l'altro anche 9 gialli, perché pure lui quando gli alzava la pena cominciava a sfondare tutto. A centrocampo mi è andata benino con 2 calciatori. Uno è un altro della Roma, cioè Alessandro Florenzi. Quello è stato l'anno in cui Florenzi fece quel clamoroso gol da centrocampo contro il Barcellona. C'è anche una mia live reaction su YouTube. Quell'anno Alessandrino giocò 33 gare e per essere un giocatore che poi giocava terzino fece bene, perché fece 7 gol e 3 assist, non male. L'altro è un centrocampista del Chievo, Walter Birsa. Giocò 35 gare, quindi quasi tutte. Di queste, nella maggior parte fu protagonista. Infatti in quell'annata mise a segno 6 reti e fece addirittura 7 assist. Vi dico che è per distacco uno dei 4-5 giocatori migliori della mia rosa. E questo fa capire perché ho fatto cagare. Una piccola scoperta che ho fatto è Paredes dell'Empoli. Pensate un po'. Fece 33 partite, 2 gol e un assist. La cosa che non capisco è che probabilmente 7-8 anni fa non sapevo la differenza tra un mediano, una mezzala e un trequartista. Perché non posso aver preso a centrocampo uno che gioca terzino come Florenzi, un mediano come De Rossi, un mediano come Fernando, e ho preso pure come mediano anche Paredes. E infatti non avrà fatto male, però mi ha collezionato 11 cartellini gialli. Poi ho una grandissima delusione e 2 calciatori tascabili. La grandissima delusione, io me lo ricordo che quando è andato alla Fiorentina, quando è arrivato a Firenze, sentivo e leggevo che questo sarebbe diventato un calciatore straordinario perché era già forte, eccetera, eccetera, era Mario Suarez, credo uno dei peggiori acquisti della storia della Fiorentina. Arrivava per trascinare la squadra gigliata, peccato che fece solamente 7 partite, in queste 7 fece 0 gol e 1 assist, che schifo. Per quanto invece riguarda gli altri due tascabili, fecero entrambi 27 partite, proprio con centellinate. Sono tra l'altro entrambi finiti tra Serie B e Serie C. Uno è Lorenzo Lollo, che al tempo giocava nel Carpi. Non fece benissimo. Cioè in realtà giocò 27 gare, come vi dicevo, e fece 3 gol e 1 assist. Il problema è che era nervoso. Prese 10 cartellini gialli e addirittura un rosso. Insomma, per essere un centrocampista manca a fa così. L'altro del Frosinone fu Paganini. Fece 2 gol e 3 assist. Prese però 6 cartellini gialli. Insomma, come avrete capito, un centrocampo pessimo. Però vi dico chiaramente che ero ancora molto inesperto. Cioè ero quella tipica persona che pensava di prendere il portiere forte e l'attacco stellare. Io credo tuttora che l'attacco almeno a nomi fosse stellare. La difesa una merda e il centrocampo lasciamo perdere. Ma allora andiamo all'attacco. Sì ragazzi, in attacco la mia squadra aveva Gonzalo Higuaín. Quel Gonzalo Higuaín che fece 36 gol e 2 assist, se proprio vogliamo aggiungerli, in 35 partite giocate. Il problema fu che gli altri attaccanti, quasi tutti, furono molto deludenti. Non è ad esempio il caso di Mohamed Salah della Roma, che fece in 34 partite 14 gol e 6 assist. Poi invece il caso di Luca Toni. Era del Verona e veniva dalla stagione precedente nella quale aveva vinto il titolo di capocannoniere. Quindi ero fomentatissimo. Quell'anno invece non fu bello come ci si aspettava. Su 38 gare ne giocò appena 23 per i continui fastidi fisici. E in quelle 23 fece appena 6 gol. Ovviamente 0 assist. Non fece benissimo nemmeno Federico Bernardeschi della Fiorentina. Un giovanissimo Federico Bernardeschi che poi da lì a poco sarebbe andato alla Juventus per cercare il grande salto. Giocò 33 gare, ma fece malapena 2 gol e 3 assist.
assist. Gli ultimi due erano due attaccanti di riserva per la mia squadra. Il primo era Matos Ryder del Carpi, non so chi se lo ricorda. Giocò 15 gare facendo due gol e un assist con la maglia del Carpi. Poi a gennaio cambiò casacca e andò all'Udinese. Giocò 11 gare fornendo un assist ma non segnando mai. Alla fine giocò abbastanza, 26 partite con due squadre diverse. Però fece a malapena due gol e due assist. Andò ancora peggio al mio sesto attaccante, Lagumina. In quel momento giocava al Palermo. Se non sbaglio era anche palermitano, quindi si diceva un gran bene di lui. Peccato che fece solamente 3 presenze senza segnare mai, nemmeno facendo segnare. 0 gol e 0 assist. Alla fine dei conti la mia squadra fece 88 gol e 38 assist. Non malissimo, ma male se pensiamo che degli 88 gol, 35, anzi 36 arrivarono nelle 35 partite giocate da Higuain con la maglia del Napoli. Era però un fantacalcio a 8, con quindi molta meno gente. E quindi molti top player andarono altrove. Tra scelte sbagliate e clamore generale, arrivai terzultimo in quel fantacalcio, quindi sesto. Se volete sapere anche le altre formazioni, vi invito quindi a lasciare tantissimi like qui sotto. Se volete sapere com'è andata la storia di quel fantacalcio, iscrivetevi al canale, vi invito a lasciare tantissimi mi piace. Voce alla Lallene come sempre, ci vediamo a un prossimo video.